Eccoci di nuovo, penso che questa volta mi auguro che vada per il meglio. Abbiamo rimediato subito, quindi siamo qui davanti al Bastione San Giacomo. Come dicevamo prima, forse meglio abbiamo detto ma non ci avete sentito, questo praticamente è il cartello dell'inizio dei lavori del Bastione San Giacomo, dove il comune di Crotone non c'entra né dalla porta né dalla finestra, però il primo cittadino ieri si è affrettato a pubblicare un video sui social, praticamente come se fosse il comune di Crotone che abbia partecipato a questa opera di restauro che dovrebbe durare 300 giorni, quindi riportare, come dire, all'utilizzo, alla fruibilità dei cittadini di questa zona evidenziata in questo cartello. Vito. Sì, intanto buonasera a coloro che sono in diretta oggi pomeriggio con noi. Siamo in un posto davvero magico, quello che in un mio libro che è diventato ormai molto famoso anche in Italia, che si chiama Luoghi di Magia, ho definito come un luogo magico. È uno dei luoghi magici non solo di Crotone, ma un luogo magico di tutto il Mediterraneo, perché è un bastione che si protende su questo orizzonte straordinario, su questo mare così sommosso da tante vicende umane e da tante problematiche che noi abbiamo avuto. E questo ci fa dire, proprio a ragione del fatto che oggi è il giorno in cui ricordiamo un mese dalla tragedia di San Leonardo di Cutro, ci fa dire quanto era lungimirante il passato rispetto all'attualità. Cioè già allora, parliamo cioè di fine 400, si intravedeva il ruolo strategico di Crotone nel Mediterraneo e si trasformava questa parte, questa geografia, in un geoluogo politico straordinariamente importante per l'impero, per Carlo V. Dovremmo avere la dimensione della storia per comprendere l'importanza di un luogo come questo, del posto dove noi ci troviamo oggi pomeriggio, e invito tanti crotonesi e non solo crotonesi, soprattutto gli amici della nostra provincia, a venire in questo luogo e ad assaporare il senso, il significato di questa straordinaria dotazione che tutta la provincia di Crotone ha, che tutta la città di Crotone ha, una dotazione che però nel corso del tempo, come vediamo dalle stesse immagini, basta guardare questa immagine sul cartello del Ministero della Cultura per capire quanto il degrado sia stato insoluto nel tempo, quanto il degrado abbia segnato fortemente questa parte di un monumento straordinario non solo per Crotone ma per tutto il paese,
per tutto il mezzogiorno. Lo vediamo da questa fotografia. La fotografia ci dice che praticamente il processo disgregativo non è stato fermato con le dovute iniziative e ora, anche se con ritardo, non possiamo che salutare positivamente questa iniziativa di restauro, di recupero e ristrutturazione del bastione San Giacomo, che durerà 300 giorni. Quindi da qui a 300 giorni dovremo vedere questa parte almeno rimessa, restaurata e rimessa a nuovo, soprattutto rimessa in protezione e in sicurezza per quel che riguarda. Però tu farai vedere anche probabilmente l'imponenza di questa dotazione è data dalla semplice visione di questo scorcio, che è uno scorcio particolarmente significativo e anche particolarmente identitario per Crotone. Viviamo qui all'interno di un quartiere che è fra i più popolosi, un quartiere che è una comunità forte, preponderante, di gente che lavora, di gente che ha costruito in buona sostanza molta parte della storia di Crotone nel secondo dopoguerra. Qui, proprio su questo muro, giova ricordare che le foto d'epoca riportano tutte le case che erano state costruite, non diciamo abusivamente, ma che erano l'effetto, basta guardare il muro, ci sono ancora i segni, ma che erano abusivamente, fra virgolette, per necessità, state costruite a ridosso sul muro del castello, sul bastione, proprio per sopperire alla grande carenza di case che vi era nel dopoguerra a Crotone, dove il boom demografico faceva da pari allo sviluppo di un boom edilizio che noi vediamo qui anche con i segni evidenti di fronte a noi. Anche qui basta vedere la gradazione dei piani per capire come tutto insieme questo straordinario patrimonio e giacimento che è costituito dalla fortezza castello di Carlo V sia stato incapsulato e ingabbiato dentro un processo urbano spesso disordinato, un processo di crescita urbana spesso disordinato, che ora richiede tanti interventi. Ma giova dire, perché io credo che non sia una mera polemica quella che tu hai appena accennato, cioè qui non c'è un segno del comune di Crotone, perché il comune di Crotone, almeno questo attuale, questa attuale sindacatura, che avrebbe dovuto dare una svolta sul recupero e sulla promozione e la rivitalizzazione e soprattutto sul restauro complessivo del castello, non ha fatto nulla, non poco o niente, ha fatto nulla. Nulla che cosa significa? Significa fondamentalmente che l'attuale sindaco ha tenuto per 2 anni chiuso questo bastione e per 2 anni lo ha fatto ancora di più degradare senza che sia stato posto rimedio al problema che lui sollecitava insieme alla sua supporter, la commissaria prefettizia Tiziana Costantino. La supporter Tiziana Costantino, che aveva lasciato chiudere il castello, non per polemica, non per riprenderla, ha trovato continuazione nella giunta capitanata dall'attuale sindaco, si è tenuto per 2 anni il castello chiuso e ora vediamo che la prima iniziativa per andare al recupero e per ridare alla comunità, alla collettività, non solo locale ma nazionale, questo bene comune, questo bene condiviso, questo patrimonio dell'umanità, è arrivato il governo centrale, cioè è arrivato il ministero. Cosa abbia fatto in questi 2 anni l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale per poter far sì che ci siano dei processi di sviluppo e delle iniziative atte a recuperare l'intero habitat del castello e l'intera area urbana intorno al castello, dunque il quartiere Marina, è assolutamente zero. Vediamo che è stato fatto poco e niente, anzi è stato fatto niente. Dirò di più. Che questa iniziativa io spero, ed esorto quindi il comune, la provincia e la regione, questa iniziativa sia l'inizio di un processo di rilancio complessivo del castello che possa portare alla ampia valorizzazione e fruizione mondiale di uno dei monumenti più importanti del Mediterraneo. Un monumento importante perché è l'impero, è l'imperatore di Carlo V che ci teneva fra l'altro anche a questo tipo di progetto architettonico che testimonia l'importanza geopolitica di Crotone, del crotonese e più complessivamente della Calabria.
Cosa significa questo? Il segno della storia. Esattamente un mese fa il naufragio a Cutro poteva avvenire magari anche qui di fronte al castello di Carlo V, tanti secoli addietro questo castello che segnala la strategia e la strategicità geografica e politica, geopolitica del nostro territorio. Non si può rimanere insensibili, bisogna che i crotonesi cambino la mentalità e si mettano al servizio di queste dotazioni. Fin qui l'attuale amministrazione comunale e provinciale, sindaco e presidente della provincia, poco hanno fatto rispetto a queste problematiche. Allora noi stiamo facendo un passaggio all'incontrario di un pellegrinaggio che è stato fatto 200 e passa persone qualche settimana fa, e noi sulla sinistra già intravediamo l'ex Aria Sensi. Anche lì ci hanno messo il cartello, ovviamente loro, ma il comune non c'entra niente, lo vedremo tra poco, che opera ovviamente di chi gestiva questo, ha avuto in gestione per decenni questo deposito costiero di carburanti, attualmente si chiama Gruppo Sensi, ma all'epoca si chiamava BC, poi che c'era la Gulf, la Kuwait, insomma per tanti anni li abbiamo visti, adesso si sono portati a vivo, scendiamo questa scalinata. Questa è una scalinata bellissima, ecco qui il luogo di magia. Tra l'altro dobbiamo dire che a parte la buona iniziativa e il volontariato del dottore Pantisano, che giustamente si è fatto genius loci di questa parte perché abita qui vicino, io penso che sarebbe veramente ipocrita non dire che il comune fa poco o niente per salvare questo orto, come si chiamava. Ma le bandiere ce le mette sempre, i loci. No, il comune fa poco o niente per salvare questo orto e per riqualificarlo. Già bisogna dire che la precedente amministrazione, che si dice in continuità ed è fra l'altro sostenuta, parliamo di Vallone, no? Di Vallone, della precedente amministrazione. E questo è il Vallone 4. Vallone aveva fatto un progetto squallidissimo sotto tutti i profili, e basta farlo vedere a tutti i nostri seguaci, utenti di Facebook e della diretta, perché è tanto squallido nella misura in cui questo muro è cemento armato e tutto tipo si poteva... autostrada. No, tipo autostrada. Fai vedere prima, io ti prego, fai vedere questo muro, dopodiché andiamo a vedere quest'altro. No, l'ha scritto in inglese. No, vediamo la scritta in inglese. Però andiamo a vedere là. Quello che c'era prima. Vabbè, lo potremmo vedere pure da lì, ma eccolo qui. Quello che c'era rispetto prima. A questo muro che è fatto invece con la pietra locale, con il tufo, con la pietra esattamente in coordinamento a quella del castello. Che non è nemmeno molto antico. Identico. No, questo qui risale al secondo dopoguerra, è opera ampiamente delle amministrazioni comuniste, particolarmente quelle iniziate con Silvio Messinetti. E questo sta a dire fondamentalmente come è diversa la concezione dell'opera e soprattutto come è diversa non la mentalità ma la sensibilità verso i beni di tutti e soprattutto verso i cittadini di questo quartiere, verso i cittadini di Via Verdogna, che si sono visti la cementificazione di un bene importante. E lo ridico qui con molta attenzione, perché mettere il cemento al posto del tufo significa avere depreziato ampiamente e fondamentalmente la proprietà privata di tanti che abitano qui. Io l'audio lo sento, qui dicono che non si sentono. Io lo sento l'audio. Io l'audio lo sento. Quindi lancia l'appello, fatti dare conferma. Ma perché ho tenuto... Allora, noi riprendiamo la diretta, però pregherei gli amici di non mandare messaggi durante la diretta, perché ci interrompete, non si sente, non, questa e non quella. L'audio si sente, io l'ho risentito, cortesemente vi prego di non interrompere più, per nessun motivo, perché noi stiamo facendo qui live, abbiamo l'altra attrezzatura che è pronta da San Biase per fare l'altra diretta, quindi vi pregherei di non interrompere le dirette, perché l'audio si sente. Vito, riprendiamo cortesemente. E poi qui dove eravamo rimasti appunto al muro, il muro è un muro in cemento armato, completamente sbagliato, anomalo, sfalsato rispetto a quello che è il contesto e l'habitat di cui dicevamo, e basta guardare che accanto al muro in
cemento armato, vi è invece lo stesso materiale, la stessa pietra che è usata per il castello, cioè il tufo, che è una pietra locale, che è una pietra storica, come dire millenaria, che ha caratterizzato quasi tutte le costruzioni della nostra città prima dell'avvento del cemento. Vi è poi da dire, come stavi facendo tu, che su questo stesso muro, ma non indugiamo, abbiamo la buona opportunità oggi pomeriggio di essere in questo bel posto, vi è stata apposta una scritta, non si sa perché, questa è una frase di un grande poeta americano, Walt Whitman, e ovviamente siamo di fronte invece al bastione di Don Pietro di Toledo, quindi di Carlo V. E qui avevano una ditta di restauri. Mi pare che il colonialismo dell'epoca, che poi era un colonialismo speciale perché era sotto l'egida di un primo, di un proto imperialismo, come si potrebbe dire storicamente, aveva una lingua, certamente non era quella del regno inglese, non era quello della Gran Bretagna, non aveva la lingua americana del nuovo imperialismo del 800, ma aveva la lingua spagnola. Quindi qui si sarebbe potuto trovare una qualsiasi frase di Cervantes, diciamo pure di Sancho Pancia e Don Chisciotte, ma per non dire di tanti altri grandi illustri letterati e poeti del Sud America e della Spagna, e mettere dunque qualcosa di più idoneo. Come vedete invece qui il processo di degrado è un processo di degrado che non si è fermato, anzi in qualche modo si è strutturato con l'azione che è veramente straordinaria, perché mi permetto di dire questo, che qualsiasi azienda municipalizzata dall'AMPS di un tempo fino all'attuale, tutto hanno avuto come criterio tranne quello di rispettare il bene comune. Come vedete, in questo posto, che sicuramente è il posto più agevole per tutti i condomini che abitano a Via Verdogne, ma questo è il posto meno indicato per mettere i bidoni della spazzatura. Oltretutto metto una scritta dietro. Ma non mi pare che, come si chiama l'attuale ente? Acrea. Che meriterebbe di essere immediatamente sciolto, perché è un ente inutile. Perché, come abbiamo detto più volte, quest'ente grava sul comune di Crotone in una maniera impressionante, cioè è una una sanguisuga del bilancio comunale. Questa sanguisuga del bilancio comunale dovrebbe essere immediatamente rottamata, e una volta rottamata la CREA, dare in gestione ai privati. Abbiamo qui una delle più grandi imprese dei rifiuti urbani a livello europeo, e questa dovrebbe intervenire nella nostra città, non invece far sì che ci sia la sanguisuga Acrea che prosciuga quasi metà del bilancio comunale. Questa Acrea, come si chiama, dovrebbe invece fare una cosa molto più seria, rispettare quei pochi monumenti e quei pochi luoghi civili della città e trovare soluzioni alternative a queste, invece di fare la parata dei carri matti come hanno fatto appena recentemente. Della parata dei carri matti i crotonesi hanno poco a spartire, non ci interessa, non la vogliamo, quello che ci interessa è che queste zone siano valorizzate. E una volta che queste zone sono valorizzate, vengono messe a disposizione della cittadinanza e della comunità, non in questo stato di degrado. Vito, ci siamo prolungati, dobbiamo cedere la linea perché da poco poi c'è la diretta da San Biase, quindi la diretta Real Fondo Gesù contro i biancoverdi locali, i biancoverdi lanesi che giocano a San Biase, un campo costruito da Eni, attenzione, uno stadio tipo settore B costruito da Eni e omologato qui a San Biase, praticamente, dove l'Eni non estrae nemmeno un bullone, insomma. Però sono le cose che accadono qui a Crotone. Qui a Crotone sono contenti, oggi hanno pubblicato un articolo che gli stanno arrivando i soldi per il palco, per la pedana, per l'amplificazione, e non meno di 150 sedi. Questo dovrebbe ma diciamo, nel corso l'obolo di Eni, un grande obolo, ce l'ha dissanguata Eni praticamente. No, nel corso della settimana tu hai messo in evidenza che l'Eni continua a sfruttare in una maniera indegna
con la totale rassegnazione, omertà e cecità da parte degli amministratori, del sindaco di Crotone e del presidente della provincia di Crotone, che ha la responsabilità per le valutazioni di impatto ambientale su tutto quello che accade sul territorio della provincia e della regione, della provincia e della città. Nella loro totale cecità, tu hai fatto vedere questa settimana i due siti industriali dell'ENI, siti industriali che dovrebbero essere adeguati sotto tutti i profili della normativa, e noi non conosciamo, non abbiamo trasparenza sull'attività industriale della centrale del gas in località Passovecchio, sì. E non abbiamo certezza, trasparenza totale, i cittadini non ce l'hanno, sulla centrale del gas messa in uno dei luoghi produttivi, agroproduttivi più importanti, cioè dove c'è la filiera del pollame, ovvero sia in località Campione di Capocolonna. Su questi due siti non è irresponsabile l'ENI, ma sono responsabili il sindaco del comune di Crotone e il presidente della provincia di Crotone, Vito, che hanno in mano gli strumenti legali per poter verificare se quelle due centrali rispondono al 100% ai requisiti di sicurezza, di ambiente e di salvaguardia. Allora, noi qui siamo in quello che era, dove c'era l'ex Aria Senso, o ABC, chiamatelo come volete, e qui praticamente ci sono i lavori di ristrutturazione, è stato, diciamo, sbancato tutto, e c'è uno spettacolo che poi vedremo meglio, insomma, in altre dirette. Adesso siamo venuti giusto per far vedere un po' i cartelli, che non mi pare che anche qui ci sia la mano del comune di Crotone, insomma. Per questa notifica preliminare, cioè, non c'è più quel cartello che abbiamo visto all'inizio, forse un po' più avanti, no, non lo vedo più, però anche in questo caso. Sì, quindi qui si è tutto ridotto praticamente all'azione privata, quindi, come abbiamo detto fin dalla prima volta che abbiamo visto quel cartello riguardante il comune di Crotone, era un cartello incongruo, qui invece si riduce esattamente in una fotocopia di un foglio A4 solamente all'iniziativa privata, cioè la notifica preliminare per i lavori di demolizione del fabbricato deposito costiere meridionale petrolio presso il Deco Meridionale Petrolio SRL Crotone. Il sottoscritto, ingegnere dal dettaglio. Anche qui si è fatto un video selfie, si è fatto qualcosa. Allora, il comune 12, è scomparso. 15 foto. Il comune è scomparso. Quello che noi vediamo qui, forse è bene che, diciamo, tu fai vedere questa parte, è che la demolizione, la rottamazione di tutto quell'obbrobrio che c'era, intanto è dovuto al fatto, permettimi di dirlo e di comunicarlo a tutti coloro che ci seguono, è dovuto al fatto che un cittadino di nome Giovanni Monte e un cittadino di nome Vito Barresi sono venuti qui nel corso dell'estate con la calandra, come si suol dire, alle 2 del pomeriggio, nell'ora proprio della controra, e abbiamo richiamato al responsabile, cioè all'ammiraglio Merendina, lo abbiamo richiamato per dirgli: se un bambino o una bambina entra qua dentro, trova una trappola e cade nella trappola, la responsabilità... Veramente ne ha fatto menzione anche il procuratore Capoccia in un incontro con gli studenti al liceo scientifico Filolao. Anche lui ha detto di avere cioè il comune di Crotone praticamente qui ha fatto una giusto passacarte. No, noi siamo venuti più volte all'ammiraglio Merendina. Quello da cittadini privati, allora, quello da istituzioni. L'ammiraglio Merendina poi improvvisamente, colpito sotto il sole della calandra crotonese, si è reso conto che qui non poteva più restare quell'obbrobrio, e finalmente si è dato da fare per spingere dopo anni e anni per il porto di Gioia Tauro che comanda su Crotone, si è finalmente deciso di mettere fine a quell'obbrobrio con questa rottamazione. Però attenzione, una volta fatta la rottamazione, è bene ricordare che Giovanni Monte e Vito Barresi hanno ricordato in diretta più volte, e dal tuo studio abbiamo ricordato che insisteva un progetto per il recupero di quest'area che non è
sotto l'egida dell'autorità portuale, ma è sotto l'egida del comune di Crotone. Questa è proprietà di tutti i cittadini. Questa proprietà di tutti i cittadini deve essere riportata di nuovo ai cittadini e non ai privati, anche se questi sono enti pubblici che fanno i privati, perché l'autorità portuale è sì un ente pubblico, ma agisce come se fosse un privato. Questa è un'area pubblica di autonomia locale e di proprietà dei cittadini, e i cittadini non possono che riappropriarsene, perché insiste un progetto straordinario presentato alla Biennale di Venezia, che ha avuto citazioni, premi e importanze, che nei testi, che è dunque bibliografia scientifica, e in quanto bibliografia scientifica non possiamo venire qui per far sorgere un'altra opera edilizia, un altro palazzo dove si fanno gli appartamenti privati, chi che sia, quello, quell'altro, perché dicono di essere... Che non succede come l'ente fiera, che praticamente adesso non è più. Allora, questo è il punto fondamentale. Cari cittadini di Crotone, Voce può fare quello che vuole, può dire quello che vuole, però svegliamoci tutti quanti insieme. Questo non fa parte né del Porto Nuovo né del Porto Vecchio. È una parte fondamentale della città, fa parte del quartiere Marina. Il quartiere Marina, se c'è qualcuno che lo rappresenti o un comitato che lo rappresenta, si svegli, apra gli occhi e invece di fare la privatizzazione occulta, mascherata, con un palazzo dove andranno a mettersi i soliti noti, la Marina, il comitato di quartiere di Marina, coloro che sostengono la vivibilità in un quartiere che è stato maltrattato da tutte le amministrazioni, aprano gli occhi e realizzino che qui bisogna fare una grande opera, perché questo è una piattaforma che nemmeno Reggio Calabria c'ha. Sul lungomare di Reggio Calabria, di fronte allo stretto, non c'è un'area così bella e così importante come quella che noi abbiamo, dopo che i vostri antenati, gli operai, i dirigenti, gli impiegati, i portuali, la compagnia portuale, hanno lavorato per questo. Gliela volete dare di nuovo nelle mani dei privati? O facciamo finta che Voce viene a dire le sue minchiate generiche su queste cose e non produce il progetto che già agli atti alla biografia? Io ho rispetto per il caro signor sindaco, ma caro signor sindaco, fare qui la speculazione edilizia con un nuovo palazzo è veramente immondo. Butti via già quella robaccia, che non sappiamo che cos'è. Quei silos. No, butti via pure quei silos. Se l'ammiraglio Merendina ha il coraggio, faccia anche questa opera, che è estremamente importante. Non vorrei adirarmi, perché siamo sempre nella controra e siamo nella nuova ora pomeridiana. Però guardate, questo è un posto straordinario. Lo sventramento ha dato a Crotone un orizzonte. Lo vogliamo perdere con un palazzo di 3-4 piani, un po' come questo? Vorrebbero fare questo qui. Esatto. Vito, bene, noi chiudiamo qui perché stiamo per dare la linea a San Biase, quindi io ringrazio tutti gli amici. Non interrompete la prossima volta, magari mandate WhatsApp, eccetera, non interrompete con Messenger e tutto il resto, perché poi oggi eravamo in emergenza, però speriamo tutto bene. Grazie e arrivederci. Thank you.